Lei ha disponibilità di un magazzino deposito in via Donadoni 36A? Risposta. Sì. Perché giorni addietro, quando è stato sentito informalmente, ad analoga domanda che le è stata rivolta, ha negato di averne disponibilità? Risposta. Perché all'interno di quel magazzino custodisco numerosi coltelli uso cucina di varie dimensioni. Il 23 dicembre 2021, Sebastiano Visintin viene interrogato dal personale della squadra mobile di Trieste come persona informata sui fatti riguardanti la scomparsa di Liliana Resinovic, sua moglie. La donna era sparita da Trieste 9 giorni prima, il 14 dicembre 2021, e il suo corpo sarà ritrovato 2 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, in un boschetto. Tuttavia, prima di questo interrogatorio ufficiale, Visintin era già stato contattato dalla polizia e aveva omesso di menzionare di possedere, oltre alla casa, anche un magazzino. Perché questa omissione? Perché ha trascurato un dettaglio così significativo? Non è una svista da sottovalutare, è ciò che suscita diverse domande. All'inizio Visintin ha affermato di essere stato nel suo magazzino tra le 9.30 e le 11.30 nel giorno della scomparsa della moglie. Questo fatto è stato confermato dagli accertamenti tecnici, ma sorge una domanda importante. Perché non ha menzionato questo dettaglio fin dall'inizio, specialmente durante quei giorni critici in cui Liliana era scomparsa da quasi 10 giorni? È noto a Trieste che lui lavorasse come arrotino per integrare la pensione, un aspetto che sarebbe venuto fuori dalle indagini. Questa informazione è stata menzionata anche da Claudio Sterpin, presunto amante di Liliana, quando è stato interrogato. Visintin ha sempre negato che la moglie avesse un rapporto extraconiugale, nonostante le indagini abbiano rivelato il contrario. Infine, c'è un dettaglio misterioso riguardante le attività di Sebastiano proprio nelle 2 ore della mattina del 14 dicembre. Il cellulare di Visintin è risultato spento tra le 9.12 e le 12.10. È una coincidenza? Riguardo al magazzino, perché non ne ha parlato inizialmente con gli investigatori? Una svista? È difficile da credere, specialmente considerando che si trovava lì mentre sua moglie era scomparsa. La sua omissione è seria perché ha impedito agli investigatori di esaminare immediatamente il magazzino per cercare eventuali tracce. Successivamente Visintin ha dichiarato di aver acquistato i coltelli da un'azienda in fallimento a Gorizia. Forse aveva paura che il discorso sui coltelli potesse destare sospetti? O in una prospettiva meno grave, temeva indagini sull'acquisto dei materiali? Comunque, quando infine il 23 dicembre Visintin ha raccontato tutto, si è offerto di accompagnarli nel suo laboratorio. Liliana era sparita nel nulla da 9 giorni e mezzo. Ricapitoliamo i presunti movimenti di Visintin il 14 dicembre 2021. L'uomo sostiene di aver lasciato casa intorno alle 7.40, prendendo la sua auto per ritirare e consegnare dei coltelli ai clienti. La giornata di Sebastiano Visintin inizia con una tappa a Rione Officina, a circa 7 km da casa, presumibilmente intorno alle 8. Successivamente si reca in un supermercato nella zona di Cattinara e poi, approssimativamente tra le 8.30 e le 8.40, si trova in via Giulia, dove si trova una pescheria. I proprietari della pescheria confermano il passaggio di Sebastiano, anche se non riescono a ricordare la data precisa. Il 23 dicembre, durante l'inchiesta aggiuntiva sulla morte della pensionata, Visintin rivela di possedere un laboratorio e afferma di essere stato lì tra le 9.30 e le 11.30 del 14 dicembre. Aggiunge di essere uscito dal laboratorio per provare una telecamera GoPro con una bicicletta. Questa informazione è ora nelle mani degli inquirenti. Gli avvocati Nicodemo Gentile e Federica Ubizzi, che rappresentano il fratello e la nipote di Lilly, chiedono di esplorare in dettaglio le relazioni di Liliana, analizzando approfonditamente le intercettazioni telefoniche già effettuate. Secondo Gentile, oltre all'autopsia, questa è la chiave per risolvere il mistero.